Lucas Casella ipnotizza gente in TV di domenica pomeriggio da 20 anni, ma funziona sempre dalla parte di Lucas Casella, che da più di due decenni propone in TV lo stesso, identico numero dell'ipnosi e, almeno in termini di intrattenimento televisivo, non fallisce mai. Perché continuiamo a trattarlo come un fenomeno da baraccone? Sono passati più di 20 anni da quando Lucas Casella iniziò ad imporsi in TV come il personaggio con i crismi e le caratteristiche, il vocabolario e le frasi di rito che tutti conosciamo. L'ipnosi del personaggio noto in studio, che resta rigido, le due sedie su cui viene fatto accomodare e Casella che, per dimostrare la veridicità del numero appena eseguito e la rigidità della vittima di ipnosi, sale in piedi sul suo ventre. Accadeva negli anni 90, a Domenica in con Mara Veniero, e succede ancora oggi, solo l'emittente è cambiata. L'illusionista siciliano è infatti tornato in circolazione in TV a Mediaset, soprattutto grazie alla partecipazione all'Isola dei Famosi, terminata solo a causa di problemi di salute. La vittima stavolta è stata Vladimir Luxuria, che risvegliatasi ha detto, come chiunque abbia preso parte a un numero di Casella, di non ricordare assolutamente quanto fosse accaduto. Un momento che appunto conosciamo benissimo perché parte del numero è sublimato da un commento di Casella che si astò di convincere il pubblico che niente di quanto appena visto sia artefatto. In effetti da anni il colorito illusionista riesce da anni a portare in TV un numero mai diverso, ma sempre convincente, almeno da un punto di vista televisivo. E non va dimenticato che un anno fa, nel memorabile servizio delle Iene ad Amsterdam, Casella ipnotizzava, davvero, la famosa gallina, con grande stupore dell'inviato Angelo Duro. Ha ben ragione a voler convincere il pubblico, perché di fondo l'illusionismo questo è, convincere di qualcosa chi sta assistendo, portare lo spettatore dal dubbio se sia vero o no quanto stia accadendo. A quello per cui si pone la fatidica domanda, ma come fa, perché in fondo ci troviamo in quell'ambiente in cui il limite tra verità e finzione è labile, pressoché impercettibile. Casella, forse involontariamente, fa suo l'adagio, viva il teatro dove tutto è finto, ma niente c'è di falso, e magari la questione valesse anche per la TV tutta, dove troppo spesso si ha invece la pretesa di far passare il finto per vero. Ora, che Casella sia un personaggio piuttosto pittoresco, piuttosto bizzarro e non proprio emblema di sobrietà assoluta, almeno nei modi, è cosa evidente, anzi, è parte del suo personaggio, ma vista l'efficacia pressoché totale dei suoi numeri televisivi e il seguito che riscuote, per quale motivo continuiamo a collocarlo nell'alveo dei fenomeni da baraccone, anziché ammettere che sia un illusionista di successo e un personaggio televisivo ai limiti con la straordinarietà?